Ecco di una valle, il primo vocabolario in rete Vitaliano, Veneto-Brasiliano, a cura dell'Associazione Veneti nel Mondo. Il progetto Ecco di una valle nasce con il fine di realizzare un vocabolario in rete, Vitaliano, lingua parlata nella cittadina di Colombo, Paraná, stato meridionale del Brasile, in cui risiede un gran numero di discendenti di immigrati veneti. Si tratta ad oggi di 500 parole con audio e video registrati direttamente con i protagonisti, i veneti e gli oriundi veneti residenti a Colombo. La prima fase di un più ampio progetto di mappatura e salvaguardia della lingua degli immigrati veneti a Colombo, una varietà non inclusa nei dizionari stampati d'italiano. Un progetto dedicato a tutti coloro che hanno interesse nella cultura, nella lingua e nella storia dell'immigrazione veneta a Colombo e in Brasile, a studenti, ricercatori e docenti universitari, alla comunità locale, ai veneti, discendenti veneti in Brasile, in Veneto e nel mondo. Il progetto è centrato in Colombo, su Colombo, perché risiede il maggior numero di discendenti veneti dello stato di Paraná. Il rapporto tra Colombo e il Veneto esiste per motivi storici e culturali. La fondazione di Colombo nel 1890 si deve all'organizzazione di un villaggio agricolo, la colonia Alfredo Chávez, costituita nel 1878, quando si trasferirono 40 famiglie venete che, reclutate da Don Angelo Cavalli, partirono per l'America verso la fine del 1877. Questi veneti provenivano da località, oggi frazioni di Val Brenta, quindi Vastagna, Oliero, Cismon del Grappa, Campolongo sul Brenta, Carpanè, e da altre località confinanti come San Vito e Campese. Nel 2021, per i motivi che ho appena raccontato, la città di Colombo è stata dichiarata capitale del Talian, nello stato brasiliano del Paraná. Considerato che la stragrande maggioranza degli immigranti veneti residenti a Colombo arrivarono dalla Val Brenta, abbiamo pensato di creare con questo lavoro l'eco di questa valle dall'altro lato dell'Atlantico. La scelta del nome del progetto è stata ispirata anche dal testo Voci di una valle, contributo per un dizionario dialettale della Val Brenta a cura di Giuseppe Gheno, pubblicato da Attilio Fracaro Editore nel 2016. Tra i protagonisti del progetto ci sono l'Associazione Veneti nel Mondo, di cui sono presidente, che sin dalla sua fondazione ha a cuore la salvaguardia della lingua e della cultura veneta, sia all'interno dei confini regionali che tra le comunità venete all'estero. E il Circolo Associazione Veneti nel Mondo Colombo, che dal 2009, quando fu costituito, si è dedicato alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione, alla diffusione del patrimonio linguistico e culturale tra le comunità locali. Il progetto è sostenuto dalla Regione del Veneto con un contributo sulla legge regionale numero 2 del 2003, dedicata alle iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero. Il progetto è sostenuto anche dal Comune di Val Brenta. Inoltre collabora con noi in questo progetto il Centro de Estudios Venetos do Paraná, SEVEP, nato nel 2012 da una collaborazione tra l'Università Federale del Paraná, l'Università Unicentro Paraná, la Pontificia Università Cattolica del Paraná, lo Istituto del Patrimonio Storico e Artistico Nazionale, il Museo Municipale di Colombo e le comunità dei discendenti di Veneti. Un centro di studi che ha come fine la valorizzazione e la preservazione dei beni culturali, materiali e immateriali dell'immigrazione veneta e italiana nello stato del Paraná. Infine,
l'Università Federale del Paraná, la più antica università del Brasile, dove l'insegnamento e la ricerca della lingua italiana ha una lunga tradizione. Buona ricerca e buona lettura.